Ragazzi, parte 2 del nostro let's play, che chissà se anche verrà finito, di The Legend of Spyro. Qui con me c'è mio fratello di nome Ale. Ecco, io l'avevo chiamato col suo vecchio nickname su YouTube. Allora, bene! Sì, ho capito, dobbiamo fare a cazzotti con i bambuini. Allora, vi avviso, il mio fratello Ale giocherà lui in qualche parte, perché io con questo gioco sono forse, no, tu giochi, punto e basta, io sono un negato. Guarda, sto prendendo la tua carta di babbuino, vincente. Quindi... niente. Cazzo, si è piantato, merda. Guarda, identico a te quello lì. Cosa? Quel babbuino lì è identico a te. Non sta seguendo. Meno male. Ecco, guardate ragazzi, una cosa che mi piace di questo gioco sono le combo a rallenti. Combo rallenti, wow. Ignorante mio fratello, devi sempre farmi passare per il piccolo. Minchia, se c'è le combo rallenti allora puoi anche morire, perché hai visto tutto nella vita. Cioè guarda, combo rallenti, porca puttana, oh. Non fare casino con sei bloccato, non devi interrompermi, capito? Cioè... Vai! Ecco, ci siamo! Sì, sì, combatti da qualunque cosa tu sia, miserabile mollusco. Ne ho abbastanza di te. Forza, detto! Ma allora sei gay? Ti ho detto che non devi interrompere questo cliché. Occupati di loro, io devo riferire a Cinere. Vai! No, quella lampada è rotta. No, io devo riferire a Cinere. Fermo! Tanto non cambia di... No, non cambia. Fermo, dai! Non fare questi giochetti di luce psichedelici! Che cazzo stai dicendo? Non lo so neanche io! Oh, guardate, possiamo sputare fuoco finalmente, Ale! Perché non va? Te sai che sapore hanno i bambini arrosto? Eh? Te sai che sapore hanno i bambini arrosto? Sì, il tuo sapore è di merda! Anche la tua simpatia di merda! E il tuo aspetto di merda! E la tua intelligenza, di merda. Ah no, ho preso 7.5 a matematica, vaffanculo oggi. Ma cosa bisogna fare adesso qui? Dove si prosegue? Ah, ora devo liberare spazio. Ah no, è vero, devo continuare a combattere. Sti froci dei babbuini. I froci come te? No. Ti assomigliano? No, hanno i suoi stessi... Non si rubano le battute! Hanno i suoi stessi gusti sessuali. Sei diversamente eterosessuale, si può cambiare. No, tu sei diversamente diversamente in diversamente, non prendermi in giro, sai che mi impappino, sei proprio uno. Sei il compagno di video più stronzo che uno possa desiderare. Certo. Certo. Non va più! Non va più cosa? Sto cazzo! Zitto! Chi? Zitto! Stavi per arrostirmi, beh? Aspetta! Hai soffiato fuoco! E così... Minchia, la cosa l'ha capito! ...per dare una bella lezione a quel tizio! Spyro ha sputato delle fiamme pazzesche! Davvero fiamme! Dalla bocca! No, era merda che sparava dalla bocca! Era vomito rosso! Cosa cazzo hai in testa quella libellula? Mamma, papà, avreste dovuto vederlo! Si è messo a sputare fuoco! Tre! È stato pazzesco, vi dico! Se lo ridice spengo, eh! Non mi credete! Allora aspetta! È vero papà, lo giuro! Ero molto arrabbiato e quando ho aperto la bocca... Oh, fiamme! Ecco, puoi spegnere! Non è questo Spyro, vi credo. Tua madre e io sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Quale giorno? Il giorno in cui avremmo dovuto dirti la verità. Così... Cosa? Cose varie. Ah, ho capito, la cosa. Vuoi dire che non sono vostro figlio? Minchia, fra! Cosa l'hai capito, porca puttana? Sì, sei un peso di odd merda, loro sono... Non ce l'hai le cazze di gare, hai solo due ali, loro ne hanno quattro. Tu sei un coglione, loro sono delle... Ma basta, è una bella scenetta! Perché devi far la parte di quello che ti fa schifo tutto? Sto gioco poi te l'hai adorato. No, va? Allora, però ti ho visto, vuoi vedere il nostro figlio? Come cazzo ti ha partorito secondo te? Una ribella. Qui
dove c'è il limone cane più fondo. Questa merita un premio Nobel. Mi sbaglio su così tante cose. Sai cosa? Sto sbagliando anche ora. Non preoccuparti di lui, Spyro. Lo sai che è una testa calda. La schiena. Sono 5, per forza sta seduto sulla scrivania. No, non passi dalla schiena. Tieni la testa alta, pulisciti il naso e usa saggiamente il tuo alito. E la carta igienica per te. Mi hanno un prezzo. Non si vede nemmeno la mano. Sì, si vede, zitto. Siete stessi, nessuno può fare più di questo. È andato il pappa. Se devi fare battute deve essere uno stronzo, ok. Ma se devi andare a passare la mano davanti alla telecamera per rovinarmi il video, no. Come, così? Basta. Ok, sei solo un microfrazione di sopra. Ok, adesso va. Spyro lasciò l'unica famiglia che avesse mai avuto. Che storia triste. Non si sentirà un cazzo nel video. E infatti parla più piano, che già non ti si sente. Ok, no. Guarda, che se poi ti si vede la faccia, io il video non lo rifaccio. No! Si è visto qualcosa? No, allora basta. Ok, siamo solo a 6 minuti, bacio. Ah, spero non parlare sopra le scenette, per favore. No! E non devi parlare neanche sopra a me. Che piccole pupille. No, non mi dire che questo è il punto in cui ci sono quei ciccioni di mele maleficenti. Invece lo sai benissimo, non è che te lo devo dire. Ma no, devi dirmelo, perché io non... Ah, ok, quello lì. No, è quello dove devi stuprare i primi due funghi che passano per strada. Perché Spyro è uno stupratore. No. E allora Spyro perché? Un drago viola! Guarda come vomita sangue. Ma sono rane? Il rane è solo capo, che non dici... Come una capo? Cioè, sono capodoglie, sono. Perché? Perché... Allora perché ha detto questo capo? Oh, guardate ragazzi, questa è mica figo, eh. Una specie di ragno fungo. Che però hanno nomi propri, non so perché. Comunque i nemici che hanno nomi propri io gli darò. O per le scimmie userò soldati, scimmia. E per gli altri nemici che hanno no, nomi propri... No, si chiama Glad Sap Wodbone. Wodbone, cazzo di legno. No, bon vuol dire... Bone vuol dire oltre osso, vuol dire non è che un modo per... Ma non si usa quasi mai. Ci abbiamo già litigato una volta, no? E abbiamo già litigato un'altra volta, E abbiamo deciso che... Quella ragione per la tua nonna ci abbiamo litigato sempre. Anche se la loro è viola e ha problemi di peso. Problemi tu, vero Spikes? Almeno io non sono più. Ma la lanterna e lanterna, vediamo cosa c'è là fuori. Basta battere e fare casino, dai, già ci sono gli scimmi coglioni. Come fare così? Sì. Ah, ok, non farò mai più così. Te lo prometto. Guarda, quello sei tu fatto per il culo. Allora attenzione. Che Spyro poi ci sta il blossom. Cioè. C'è il germoglio verde, ecco, ci sono i cretini. No, merda! Come se non bastasse alle scimmie deficienti si aggiungono anche i ciccioni di melma. Oh, ah, furia! Ma non devi spoilerare! Non ho detto niente durante l'introduzione. C'è una cosa che si chiama furia, il premier di due fa la furia. Va bene, tanto lo so. Tu che cazzo segui i miei video, hai ragione. Ma minchia, bravo. Tagliati per bene. Io taglio a te le mie realtà e se non finisci. Vai, va bene, fallo. Appunto, questa parte lo faccio. Ora io un coltello non farlo, guarda. Quanto siamo? 9 minuti. Arriviamo fino a quando sono i ciccioni di melma e poi terminiamo. Io a 9 minuti e 26 secondi vado via. 23, 24, 25, 26, vado scherzo. Che palle. Che palle cosa? Ma se te questo gioco ti piace. Sì, ma l'ho giocato tipo 6.000 volte. E poi è più palloso se lo faccio io, vero? Tutto quello che è palloso. Appunto. Scherzo! Ma no, ma lo so, non c'è bisogno che lo dici. Senti, non andare in cerca di complimenti, Tanto non lo so. Che cazzo, ecco, non vado in cerca di complimenti, perché mi sono già dato uno schiaffone sul sedere.
Il cederino! Ora ti do le salviettine almeno che ripristina il pH della pelle. Ma come parli? Come un nerd? Come? Come un nerd, no, come un nerd, sì, gli HP della pelle. Il pH della pelle! Le salviettine! Ah, il pH, io avevo capito che pH stava per end point. Allora, mi ha poverino. Quella pubblicità delle salviettine Pampers, lì, no, come si chiama? Pampers, non lo so. No, vabbè, sono le salviettine che dice le passa sul cuore del bambino e poi fa ti ripristina il pH della pelle. Ah, allora sì, sono un nerd. Stupido, bene, arrivano i ciccioni di Melma e ora chiudiamo il video. Papà Vigo. Ecco. No, 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 non li chiamerò ciccioni di Melma nella versione, ma li chiamerò, non so, Golem, ecco, un bombardamento in volo, cioè questo, no, aspetta, ecco, questo, vabbè, ecco, sì, un bombardamento in volo è questo. È una caricata di merda. Allora, bene ragazzi, per questa parte è tutto, noi ci rivediamo alla prossima dove affronteremo gli stupidi ciccioni di Melma. Ecco, grande finale.